Ma noi sappiamo che una donna che ha una malattia della mammella, un tumore della mammella, ha necessità di essere trattata da molti diversi specialisti. E quindi è inevitabile che l'organizzazione che deve ruotare intorno a questa donna preveda una forte interazione fra questi specialisti. Quel concetto di multidisciplinarietà a cui faceva riferimento si trasforma in una pratica clinica che prevede per ciascuna donna che sfortunatamente ha questo tipo di diagnosi una discussione tenuta contemporaneamente da tutti gli specialisti, il radiologo, il patologo, il chirurgo, l'oncologo, il radioterapista, il medico nucleare e quant'altro. Perché ciascun caso è un caso a sé, è un caso che ha delle caratteristiche diverse e richiede magari un approccio differenziato. Quindi noi lavoriamo in strettissima collaborazione e collegamento sicuramente con tutti i medici dello screening, con lo screening e con i medici dello screening, ma anche con i radiologi che effettuano mammografie o indagini per altri motivi al di fuori dello screening, e anche con tutti gli altri medici e specialisti a cui facevo riferimento. Mi piace ricordare la presenza di alcune figure che lavorano veramente in modo molto, molto forte in questo ambito, che sono le nostre infermiere case manager, perché sono quelle figure, quelle persone che hanno proprio la capacità di tenere i rapporti fra le donne e il servizio sanitario e ovviamente anche proprio di accompagnare la donna lungo il percorso di cura. È un percorso che è complesso, soprattutto per il fatto che una donna che riceve una diagnosi di questo tipo sicuramente si trova di fronte a un'azione di grande smarrimento, a mille pensieri, mille paure, necessità di dover pensare a come organizzare le proprie cose, come organizzare le visite, come organizzare gli appuntamenti. Ecco, le case manager e il centro di senologia di Ferrara, che di fatto è il nome con cui noi definiamo il percorso diagnostico terapeutico assistenziale presente nella nostra provincia. Dicevo, il percorso permette di semplificare per la donna tutte le attività necessarie. Non deve pensare sostanzialmente a nulla, perché siamo noi che ci preoccupiamo di organizzare gli esami, le visite, i controlli e tutto quello che è necessario. Questo rappresenta la presa in carico, quindi noi ci preoccupiamo di organizzare tutto quello che serve e di fornire poi alla donna una risposta, che sia la risposta più appropriata per la sua situazione, e ovviamente cercando anche di offrire altri percorsi altrettanto importanti, come potrebbero essere un percorso di supporto psicologico, un percorso di tipo nutrizionale, un percorso poi riabilitativo e quant'altro. Quindi Certo. quello, il messaggio che vorrei lasciare è un messaggio di grande attenzione del sistema sanitario ferrarese, come peraltro avviene anche in altre zone, certamente, ma sicuramente una grande attenzione al problema del tumore della mammella e delle donne che hanno questo tipo di problema. Noi ogni Professore, anno, prego, prego. vediamo circa 400 nuovi casi di donne con questo tipo di patologie.
e per ciascuna di esse cerchiamo appunto di definire il percorso che è più appropriato per raggiungere il risultato che ci prefiggiamo, che è la guarigione della malattia in questa fase iniziale, cosa Certo. possibile, raggiungibile e quindi perseguibile.